Allora, praticamente, dunque questa qui è una prova che ho fatto per cui magari faccio anche una piccola recensione, dai, facciamo così. Allora, praticamente questi qui sono due V-meter che ho acquistato su un sito francese che mi sembra che sia Audio France, Audio File France, non mi ricordo come cavolo si chiama, vabbè. Che praticamente sono, poi, vabbè, sono i classici V-meter che arrivano dalla Cina, che li fanno solo loro, quindi non so perché, però è così. E quindi allora stavo facendo una prova per fargli un circuito di alimentazione, no? E allora diciamo con materiale di recupero, perché mi scocciava andare a spendere altri soldi, quindi allora praticamente ho recuperato una basetta, infatti si vede perché ha messo un po' maluccio, quindi è stata risaldata, poi è stata risaldata, poi è stata risaldata, oggi è risaldata altra roba. Quindi alla fine ci ho fatto praticamente, adesso questo è un trasformatore di prova, ma non è il suo, ovviamente è un altro. E quindi praticamente qui c'è, vabbè, insomma, il coso, i contatti Fastum quando sarà il momento, il fusibile, vabbè, il ponte raddrizzatore ovviamente piccolino, poi ci ho messo dall'uscita del positivo del ponte raddrizzatore una resistenza da 82 ohm, che probabilmente mi sembra anche poca perché dovevo fare da soft start, vabbè. E quindi un bel condensatore da 4700 microfarad perché se la resistenza, diciamo, la resistenza limite la corrente, quindi lo spunto, quindi dovrebbe essere un soft start. Devo mettere una resistenza di valore più alto adesso. Poi niente, dopo praticamente all'uscita, quindi ci ho messo uno zener da 10 volt per stabilizzare la tensione, è a 11. Quindi in serie allo zener ci ho messo in antiserie un diodo normale. E quindi l'ho portata da 10 a 11 perché questi qui andavano a 12 volt. Ora, perché quando mi sono arrivati erano già collegati in modo che praticamente ci sarebbero due LED per ogni V-meter, quindi sono 4, e quindi li hanno già collegati loro in parallelo, cioè in serie. E quindi da 5 volt diciamo diventavano 6 volt, e quindi 6 di qua, 6 di là, 12 volt. Però 12 volte collegati sempre in parallelo tra loro due, cioè vabbè, è un casino, insomma. Allora, praticamente io so che dal trasformatore che ho, che ho un secondario 10 volte, quindi è più che sufficiente, insomma, l'ho dovuto collegare così in parallelo, perché se no potevo collegarli in serie e fare 24 volte, ma non arrivavo a 24, ovviamente. E quindi ho dovuto far così, ma va bene, non succede niente. Niente, questo è per dire, tutto materiale di recupero. Quindi questi qui sono i V-meter. Adesso perché col tablet, è il tablet che ha un cesso, insomma, però i colori sono identici sia di qua che di là, solo che adesso vedendolo dal tablet sembra che il destro sia un verde più chiaro e quello a sinistra più scuro, ma non è così, vi assicuro, e si vede anche molto meglio. Solo che con questo tablet si vede male, fa schifo, i colori non rispetta i colori originali, si vede un po' sfocato e quindi fa un po' cagare. Comunque questo qui è il pannello frontale di quello che deve venire fuori praticamente. Ho già fatto i collegamenti ovviamente di ieri beh, le lancette, quindi ho fatto già il suo driver e è a posto. Adesso comunque si presentano così perché quando li vendono queste teste di cazzo, perché sono delle teste di cazzo, no? Perché loro non pensano a quelli che devono fare gli acquisti, cioè praticamente oggi la gente lavora solamente per soldi, non gliene frega un cazzo di quello che fa, tutto lì il discorso. Allora bastava fare semplicemente una bella foto, visto che in internet non ce ne sono, cioè da nessuna parte, insomma, una foto di reale di come cazzo deve essere fatto, di come cazzo viene fuori alla fine questo V-meter. Così illuminato e tutto, e non ce ne sono, cioè ci sono, ma sono di altri tipi di V-meter, ovviamente, non questi qui. Questi qui sarebbero quelli più economici perché costano circa 15 euro l'uno, quindi sono, mi sembra, non sono poche memorie, quindi sono circa 30 euro. Poi ci sono quelli che tipo stile Macintosh, che sono praticamente blu o azzurri, ovviamente poi dipende anche dai decibel e quelle altre cose lì. E quindi però comunque cioè, sono belli lo stesso perché vabbè non è che mi serviva di andare a potenze mostruose, anche perché questi qui già tengono fino a 300 watt che non mi servono, però
perché quest'ampli qui che devo fare arriva a 40 watt. Comunque, insomma, si presentano anche abbastanza bene, non sono brutti, e quindi spero che questo video sia stato utile almeno per chi vuole fare un acquisto di questi V-metri, che vede come cavolo vengono fuori. Adesso vi faccio vedere spenti senza la luce, che praticamente sarebbe come li fanno vedere su internet, spenti senza luce. Ecco, voi capite che a parte i riflessi adesso della luce che non si vede un cazzo, però così più o meno è come se li fanno vedere su internet, che non si capisce un cazzo, punto e basta. Anche avvicinandolo si fa proprio fatica a intravedere le scritte, quelle cose lì. Quindi, cioè, e allora uno dice, ma è lì che prima di fare l'acquisto uno si domanda, ma come saranno poi illuminati, no? Perché alla fine i V-meter, a mio parere, non servono un cazzo, servono semplicemente per un fatto estetico, no? Perché io non è che mi metto lì a guardare, cioè, se la lancetta arriva sul punto critico di distorsione. Io la distorsione la sento a orecchio. A parte che un amplificatore fatto bene non deve andare a distorsione, perché se c'è un problema di distorsione è perché evidentemente o è troppo basso come potenza e quindi si tende ad alzare troppo, oppure non ha un limitatore interno, quindi non ha un limiter di potenza, quindi va in distorsione. Però diciamo che a mio parere, io non ho mai capito che cazzo servono, comunque non servono un cazzo. Siccome che ormai quasi tutti gli amplificatori famosi, no? Cioè, quasi tutti gli amplificatori copiano dagli altri amplificatori famosi e quindi vogliono fare anche loro come fanno gli altri, e allora adesso c'è questa moda dei cazzo di V-Meter che sta tornando di moda, che andava di moda appunto negli anni 80, 60, 70 anche, e quindi adesso tutti vogliono fare questi cazzo di V-Meter, e loro l'ho fatto anch'io, ma però come vedete io ci ho messo la scritta vintage, perché questo poi verrà fuori una cosa, proprio un circuito proprio tipico anni 60-70, che lo riporta in vita praticamente da quegli anni ai tempi moderni. Solo per curiosità, ecco, diciamo così, per divertimento. Tutto qua. Adesso lo riaccendo, quindi rimetto il suo, aspettate un attimo, rimetto la spina, se riesco a prendere sta cazzo di spina, eccola qua, eccola qua, e di nuovo si illumina. Fino a lì.